questa sottomissione a cui ci stanno abituando è stata inizialmente una sottomissione culturale. Non possiamo togliere dalla vignetta quanto è successo col politicamente corretto, con la correzione ortopedica del linguaggio e del pensiero di conseguenza delle persone. E questo è importante perché? Perché oggi ci fanno dei salti logici e ce li fanno digerire dicendoci che la democrazia non è più il consenso delle persone, dei popoli, ma è il consenso delle istituzioni. Quindi questa sottomissione culturale, questo rovesciamento della realtà già era partito tempo fa. Contemporaneamente c'è stata, e con naturalmente la questione anche di un gruppo che si erge a giudice insindacabile di ciò che è buono, giusto, vero, falso, eccetera, eccetera. Contemporaneamente c'è stata una preparazione negli anni ad una sottomissione fisica. Io tornerei indietro già al 9-11, all'11 settembre, ed ecco che entrano in scena gli Stati Uniti, no? Quando ci fu il Patriot Act, vi ricorderete, che ha legittimato la sorveglianza domestica dei cittadini. Poi, naturalmente, siccome tutto quello che accade negli Stati Uniti viene importato, o esportato anche da noi, con le buone o con le cattive, ecco che poi lo stesso meccanismo si è imposto anche da noi. E poi la sorveglianza domestica è culminata con il Covid, ma è pronta ad essere usata anche per altri temi. Abbiamo sentito parlare di reato di negazionismo climatico, ad esempio. Sì. Bene, allora, noi qua abbiamo un autoritarismo militar-politico e uso militar per primo. Che sta cercando di mettere le mani di fatto su tutto il mondo occidentale. Ci riescono anche molto bene perché gli stati, la maggioranza degli stati europei sono in mano a pupazzi di questo stato profondo, di questo deep state che adesso Gabriele Sannino citava e che è, diciamo, ciò da cui tutto questo origina.